Molto bene, sono stati 2 mesi a casa che ho cercato di sfruttare al meglio per restare fisicamente bene. Adesso abbiamo incominciato a fare allenamenti di gruppo e speriamo al più presto di riaggrupparci tutti insieme e di ritornare ad essere squadra perché vogliamo veramente finire bene la stagione. Non è stato facile perché all'inizio abbiamo fatto 3 partite, dopo io ho avuto la varicella e dopo c'è stato insomma questo Covid e quindi non ho potuto sfruttare quello che è l'ambiente Valencia, quello che si respira nello stadio e quindi ho molta voglia di far vedere insomma quello che so fare a tutti i tifosi. Non sarà facile per noi giocare senza di loro, perché comunque tutti sanno la forza del tifo di Valencia. Lo abbiamo visto anche nel ritorno con l'Atalanta, che comunque ci hanno supportato anche fuori dallo stadio. E quindi sarà sicuramente diverso giocare senza tifosi, ma vogliamo dare loro una grande gioia dopo questi momenti di difficoltà. Sono andato a correre a Rio un paio di volte quando potevo e ho visto che c'è tanta gente, ho visto tanta gente con la maglietta del Valencia e questo mi ha fatto sicuramente tanto effetto. È il nostro lavoro, ma è anche la nostra passione, è quello che ci accende la fiamma dentro, è quello che mi accende la fiamma dentro al pallone. Abbiamo tanta voglia di ricominciare, siamo contenti che si ricomincerà presto e non vediamo l'ora di scendere in campo. Voglio dare più del 100% per questa maglia e lottare dal primo al 90esimo, cercando di dare una mano ai compagni e di raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per cercare di arrivare in Champions League. Quello di giocare senza tifosi sarà sicuramente un male, tra virgolette, per noi, perché sappiamo quanto contano loro nel Mestalla, sappiamo che possono essere il nostro 12° uomo. Sicuramente avremo qualcosa in più da dare per loro dentro al campo, anche se loro non ci saranno.